Abbiamo aperto oggi il nostro nuovo Iperrozzano, dove rispetto al precedente ha una metratura più grande, parliamo di 10.500 metri, è una comodità per fare la spesa con un ingresso direttamente dal parcheggio, quindi evitando di fare tutto il percorso della galleria. All'entrata troviamo il polo della salute con l'iperottica e l'iperfarma, sulla sinistra troviamo l'accoglienza e un bar candy, quindi la possibilità di prendere subito un caffè prima di fare la spesa. Entrando poi nell'ipermercato troviamo Unieuro, che abbiamo una partnership dal 2018, stiamo parlando di 850 metri quadri. Poi troviamo un pet food store con la possibilità di accedere anche dall'esterno direttamente passando dall'Hyperdrive e l'Hyperexpress. L'Hyperdrive è il nostro servizio del ritiro della spesa, l'Hyperexpress è per agevolare il cliente per la spesa pesante. Scendendo lungo la corsia centrale troviamo esattamente sulla destra il classico ipermercato, quindi parliamo della spesa del cliente, grocery, scatolame, bazar 3. Sulla sinistra partiamo dal mondo ludico, quindi giocattolo, cancelleria, il mondo baby, un'altra partnership con UPI, Blue Kids, quindi abbigliamento bambino e neonato, e poi troviamo il nostro tessile, la profumeria e il mondo casalingo. Dopo il mondo della casa, quindi il casalingo, troviamo la nostra cantinetta con oltre 1100 etichette di vini. All'interno della cantina abbiamo un totem che offre la possibilità di aiutare il cliente nella scelta del vino, quindi o per il proprio gusto oppure per il piatto che da abbinare. Abbiamo anche questa nuova funzionalità, il dove si trova. Accedendo a questa web app, praticamente il cliente ricerca immediatamente il prodotto, quindi avrà l'indicazione della corsia e nel momento in cui si troverà nella corsia ci sarà un LED luminoso rosso che lampeggerà sull'etichetta. Percorrendo sempre la corsia centrale siamo arrivati alla metà, diciamo, dell'ipermercato. Sulla destra ci troviamo i surgelati, quindi uno shop in shop dedicato con caratterizzazione di pavimento e comunicazione.